Santo Stefano di Camastra tra realtà e fantasia. È una pubblicazione didattica fortemente voluta dall'assessore comunale alla cultura, professore Carmelo Colombo, il quale si è avvalso per la sua realizzazione della collaborazione di Tommaso Pirrotta, di Maria Caruso e di Vittorio Alfieri. Tale volume nasce con il duplice intento, da un lato di creare un'innovativa guida turistica che mostrasse i luoghi più rappresentativi di Santo Stefano, Porta Messina, Porta Palermo, Palazzo Trabia, Palazzo Armao, il Cimitero Vecchio e il Santuario del Letto Santo, sotto una veste grafica fresca e accattivante, e dall'altro lato di realizzare un breve racconto per immagini che riprendesse le fila della narrazione storica di questa cittadina, le cui vicende storiche, sociali e culturali registrano una data precisa, il 6 giugno del 1682, che rappresenta lo spartiacque tra il passato e il futuro di questo centro, tra ciò che era stato prima e tra ciò che sarebbe stato dopo. Dopo la frana, dopo la distribuzione, dopo il trasferimento, dopo la ricostruzione, dopo. Ma quello che per gli stefanesi di ieri era stato il dopo, per gli stefanesi di oggi è diventato il prima, e se essi non rivolgono adesso lo sguardo verso il passato, punto di contatto tra loro e noi, non si incontreranno mai, non sapranno mai chi ha disegnato le strade e le piazze che frequentano ogni giorno, non conosceranno mai chi abitava nei palazzi che oggi sono il loro museo e la loro biblioteca comunale. Non capiranno mai a chi sono intitolati vie, scuole e monumenti della loro cittadina. Dunque questo libro costituisce una sorta di Stargate, una porta sul passato che mette in comunicazione noi con loro. Ma questa pubblicazione rappresenta anche una sfida, una scommessa, quella di trasmettere, di condividere la storia divertendosi, di imparare giocando, affezionandosi ai simpatici protagonisti di questa storia. Tommy, Clara, il Duca, l'anziano ceramista e tutti gli altri. Dunque, solo rivolgendo lo sguardo e il cuore verso queste immagini vissute, si può gustare una veduta delle cave d'argilla di Piano Elia, o delle tombe del cosiddetto Cimitero Vecchio, o della Villa Comunale, o del porto naturale di Barche Grosse, senza una diffusa urbanizzazione. Perfino si possono osservare delle giovani Porta Messina, con gli alberi appena piantumati, e Porta Palermo, addirittura senza il suo, oggi caratteristico, Viale delle Palme. Tutte immagini che testimoniano che oggi, come ieri, sia le merci che le persone che da qui partono o che qui arrivano hanno fatto, fanno e continueranno a fare la storia di Santo Stefano di Camastra, una storia tra realtà e fantasia.